troncato con Samantha perché mi graffiava tutto il divano. Ho chiuso con Pamela perché voleva che la portassi fuori tutti i giorni. Ho lasciato Eva perché voleva seguirmi in vacanza. Ho sedotto e abbandonato, ma non il mio cane. Non abbandonare gli animali, non farli morire in strada. Il miglior modo per combattere l'abbandono è la sterilizzazione. Ben arrivati, benvenuti a questo pomeriggio di presentazione della 7ª edizione della guida Le Marche nel Bicchiere. Una guida per fortuna fortissimamente voluta dalla Regione Marche e dall'ASSAM, nonché dall'Associazione Sommelier Ais Marche, la cui commissione di degustazione, non appena chiusi i lavori per la guida nazionale, è ripartita immediatamente in quarta con i nostri panel di degustatori, capitanati dal presidente della commissione di degustazione, il sommelier professionista Cesare Lapadula, a cui vorrei fare anche un applauso perché il lavoro quest'anno è stato davvero lungo, duro e indefesso. Ecco, lo siete rialzato. Una guida che, devo dire, negli anni, questo era il nostro 7º anno, quindi c'è stata forse un pochettino di crisi e di tentennamento iniziale perché i lavori sono stati davvero complicati. Devo ringraziare per essere riusciti poi a portare a compimento i lavori Gianluca Carraps, che è l'amministratore unico dell'ASSAM, senza il quale questa sera probabilmente non saremmo qui e non avremmo questo grande prodotto. Una guida che in questi anni ha avuto ne abbiamo parlato tanto, se ne è parlato tanto perché ci siamo chiesti più volte se continuare a chiamarla guida. Ci siamo chiesti se non fosse un pochino riduttivo usare questo appellativo per questo prodotto editoriale. E in realtà il problema ce lo siamo posto e ci siamo dati una serie di risposte. Poi abbiamo provato a chiamarlo catalogo, abbiamo provato a chiamarlo una finestra sul territorio marchigiano. In realtà, signori, io ritengo che questa guida sia molto, molto, molto di più. Questa è la realtà. Non esiste verità che possa essere definita tale se l'osservazione avviene attraverso un imbuto che stringe il campo di un qualcosa che peraltro viene filtrato dalle maglie strettissime di punteggi in centesimi. Questa guida è la realtà di quello che accade nelle Marche. Centinaia di produttori che anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia, hanno innalzato talmente tanto il livello qualitativo delle loro produzioni da conquistare sì spazi sempre più ampi sulla stampa sia nazionale che internazionale, ma che qui sono rappresentati tutti quanti con i loro grandi prodotti che questa regione è in grado di dare, grandi bianchi, grandi rossi, forse qualcuno che ha ancora bisogno di essere raccontato un pochino più degli altri, ma tutti quanti grandi attori che finalmente in Italia e nel mondo sono riconosciuti e riconoscibili. Questa regione non è capace soltanto però di grandi produzioni vitivinicole. Noi nelle Marche produciamo anche olio, tanto ottimo olio. E quest'anno la guida, Le Marche nel Bicchiere, si arricchisce di una sezione molto importante, quella sugli oli monovarietali.
Questo è stato possibile naturalmente grazie al contributo dell'ASAM e grazie anche al fatto che queste sono le nostre radici, questa è la nostra storia, questa è la nostra cultura. Olio e vino scorrono nelle nostre vene, ma sono nella nostra storia da sempre. Noi sommelier che di questa storia, di questi prodotti, siamo gli ambasciatori in Italia e nel mondo, proviamo a fare cultura anche attraverso prodotti editoriali come le marche nel bicchiere. La parola cultura è una parola dall'accezione davvero enorme e si fa fatica a volte ad afferrarla, tanto è grande. Non è un problema che ci siamo posti soltanto noi, è un problema che si è posto anche qualcun altro, l'UNESCO per esempio, che una ventina di anni fa ha provato a dare una definizione della parola cultura. Questa è una cosa che ci siamo già raccontati, ma qualcuno mi ha chiesto di raccontarla di nuovo e siccome Paganini non sono, mi posso anche ripetere. E allora io ve la voglio leggere la definizione che è di cultura da l'UNESCO. L'UNESCO dice che la cultura in senso lato è l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l'arte e la letteratura, e qui vorrei che pensaste come oggetto anche il vino e l'olio, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze. È per questo che è molto importante che noi si tenga sempre ben presente che vino e olio sono profondamente radicati nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, nel nostro modo di vivere, di quella che è la nostra società e che ci vede tutti quanti gruppi sociali all'interno di un insieme che è un pochino più ampio della regione Marche, è l'Italia. Dico questo perché se non possiamo valutare una regione, una produzione come quella marchigiana attraverso gli imbuti di prodotti che abbracciano tutte quante le regioni e che quindi solo e soltanto in un volume come questo possono rappresentare la verità e la realtà di quella che è la produzione delle Marche, allora noi tutti dobbiamo guardarci un pochino più dall'alto e ricordarci che un brand come quello italiano, che rappresenta un riferimento nel mondo per quella che è arte, letteratura, storia, moda, musica, cinema, deve e deve esserlo anche per quanto riguarda il mondo del vino. Io vorrei qui accanto a me il sindaco Maurizio Gambini, il nostro ospite, il padrone di casa, Domenico Balducci, il presidente dell'Ice Market, Gianluca Carra, l'amministratore unico dell'ASAM, il nostro editore Gabriele Costantini e naturalmente Barbara Alfei, che è stata il capo panel per l'ASAM per tutta la sezione che riguarda gli oli. E mentre salgono sul palco, signori, come consuetudine quando sono io con il microfono in mano, vi chiedo di alzarvi tutti quanti in piedi per cantare insieme l'Inno di Mameli. Voi che siete qui stasera in sala
celebrare questa settima edizione della guida Le Marche nel bicchiere. Io lascio immediatamente la parola al sindaco Maurizio Gambini, naturalmente per i saluti d'obbligo. Buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti. Purtroppo parlerò poco perché sono un po' ammalato, non è bello avere un sindaco ammalato, però così è, ho perso la voce, quindi. Però ecco, mi fa molto piacere, porto chiaramente il saluto della città d'Urbino a questo evento che l'AIS, l'Associazione Sommelier, ha voluto regalarci in questa città. Credo che questa città sia il palcoscenico ideale. Questo ringrazio l'associazione per aver scelto la nostra città per presentare appunto queste eccellenze delle Marche, quindi i vini che chiaramente io professionalmente, essendo anche un agricoltore, ho vissuto tutti i passaggi della nostra viticoltura delle Marche, che a un certo punto era abbastanza, voglio dire una parola un po' così, mediocre, e invece nel giro di pochi anni, pochi decenni, è diventata veramente eccellente. Io chiaramente ringrazio la presenza della Regione Marche, ringrazio l'Assam per il lavoro che fa, Gianluca Carraps, l'assessore Malaspina, la dirigente della nostra, la dottoressa Martellini, che è qui presente, chiaramente, perché questa, la loro presenza chiaramente ci qualifica questo evento e ci fa capire quanto la nostra regione è vicina e in questi anni è stata vicina al mondo produttivo, a queste eccellenze che vogliamo assolutamente che emergano, perché alla fine tutto va nella direzione dell'economia e della qualità della vita. Quindi io non mi dilungo oltre, chiaramente ci saranno quelli che spiegano bene qual è questo progetto, qual è questa. Chiaramente vedo che si è voluto lavorare anche alla direzione dell'olio, un'altra eccellenza del nostro territorio, cioè questa è la base per cui costruire l'economia del settore primario e dell'agroalimentare del nostro futuro. Quindi qui possiamo creare lavoro, c'è veramente spazio, io credo, perché appunto, come dicevo prima, essendo del settore, c'è veramente tanto spazio per poter valorizzare questi territori che assolutamente devono andare, tutti quanti lo diciamo, è stato fatto un ottimo lavoro da parte della nostra regione e degli operatori del settore, di tanti viticoltori che si sono veramente impegnati negli ultimi anni, e io gli farei un applauso, perché non è facile intraprendere in un settore dove bisogna investire molto e a lungo termine. Il vino è un investimento che si fa oggi per avere un risultato forse fra 7, 8, 10 anni. Ecco, quindi credo che questo merita veramente un applauso, perché il coraggio di andare in questa direzione è veramente lodevole. Grazie a tutti, buon lavoro e di nuovo benvenuti nella nostra città. Grazie. Grazie. Domenico Balducci, presidente dell'Associazione Sommelier AIS Marche. Grazie e benvenuti a tutti. Io volevo un applauso forte questa volta, molto forte, e lo volevo perché ci sono state due persone determinanti in questa guida. Una è Gianluca, testardo e sempre pronto ad ascoltarci. Un'altra è il mio vicepresidente, che ha passato qualche giorno alla stesura di questa guida, quindi vorrei ringraziarlo con un vostro applauso, se fosse possibile. Vogliamo ricordare anche che Claudio Giacomini, vicepresidente dell'AIS Marche, è stato l'ideatore di questo progetto 7 anni fa, il Deus Ex Machina, sì. È stato lui. E poi tutti quelli che hanno partecipato a questa stesura, dalla segreteria, ai degustatori, a tutti i sommelier che hanno contribuito, perché la mia funzione qui è di scegliere i collaboratori, e sono stato bravo a scegliere quelli giusti che hanno anche quest'anno portato a un prodotto di estrema qualità. È quello che volevamo, e mai come quest'anno abbiamo raggiunto il nostro scopo, che è quello di valorizzare il nostro patrimonio enologico, presentare i 50 vini migliori delle Marche, quelli che secondo noi danno anche a chi viene da fuori un'idea della regione.
non vogliamo dare giudizi, non vogliamo restringere quello che non va ristretto. Questa è l'energia della Marche, siamo fieri di avere anche una sezione di sfumanti e quest'anno per la prima volta l'olio, e quindi diventa un volume praticamente completo che arricchisce tutto quello che è Marche. Grazie. Chiamato in causa più volte, Gianluca, tocca a te. Bene, buonasera a tutti. Volevo ringraziare innanzitutto l'AIS per aver dato questa possibilità e poi non da meno la Regione Marche nella figura dell'assessore qui presente, l'assessore Malaspina, che oltre ad essere un'amica è una persona con grande sensibilità che ha fatto sì che questa guida si editasse, perché senza il contributo della Regione, anche l'impegno chiaramente dell'AIS, non saremmo qui oggi a presentare questa guida. Poi voglio ringraziare Maurizio Gambini per l'ospitalità, il sindaco, vorrei ringraziare anche il vice sindaco di Urbino, Maria Francesca Crespini, che è stata colei che ha messo insieme due eventi, quello della presentazione della guida che tutti stiamo vivendo e quello di un altro grande evento che parte oggi ma continuerà domani e dopodomani, che è quello di Urvinum, questo grande contenitore, questa grande rassegna dei vini delle Marche ma anche dei vini d'autore, quindi questo grande percorso che Urbino offre a tutti gli appassionati, mettere insieme due eccellenze, io chiamo sempre questi giacimenti naturali, da un lato i beni culturali di questa grande città, patrimonio dell'UNESCO, dall'altro le grandi eccellenze delle Marche, qui abbiamo il vino e l'olio, poi abbiamo anche dei premi che fra poco verranno dati, voglio sottolineare, non si valorizza soltanto l'eccellenza, ma anche la qualità e il prezzo. Secondo me questo secondo premio è molto importante perché si invoglia tutti voi viticoltori a fare un vino che però è un vino che guarda anche il mercato, guarda anche la possibilità ai cittadini di comprare un prodotto di qualità a un prezzo equo che possa essere alla portata di tutti in questo momento così difficile. Poi chiaramente un ringraziamento alla dottoressa Martellini, avvocato Martellini, che è qui, che è in veste di responsabile dell'ufficio chiaramente regionale dell'agricoltura, ma anche del direttore dell'Assam, che fortemente ha voluto questa guida. E poi mettere insieme il vino e l'olio, quindi secondo me il bicchiere, molte volte lo vediamo mezzo pieno, oggi possiamo dire che il bicchiere invece è colmo. E poi anche l'altra, sindaco, un'altra cosa che volevo sottolineare è che comunque siamo riusciti per la prima volta ad avere una partecipazione così importante e avere questa sera anche il sold out della cena degustazione. Abbiamo quasi 200 persone che si sono affrettate a prenotare per degustare i vini, anche il grande menù che farà Stefano Ciotti, e qui ringrazio Marianna Bruscoli per la grande disponibilità che ha dato per la collaborazione di questo evento. L'olio dell'Assam, perché ci sarà anche la possibilità di degustare l'olio monovarietale dell'Assam, così finalmente Giulio Lunzi assaggia l'olio dell'Assam e risolviamo il problema. Questa volevo dare questi ringraziamenti e poi che dire, Valeria, grazie di sopportarci anche in questa fase finale della presentazione. Però la dottoressa Alfè la sentiamo immediatamente in merito agli oli, naturalmente. Sì, buonasera a tutti, è bellissimo vedere questo gemellaggio vino-olio finalmente in un'unica guida. E abbiamo portato oli monovarietali, perché monovarietali? Che cosa sono gli oli monovarietali? Quindi sono oli ottenuti a partire da una sola varietà di olivo, quindi 100% olive della stessa varietà. Perché? Perché comunque parliamo di varietà autoctona, parliamo di biodiversità olivicola, di legame con il territorio, ma anche con la storia, la cultura, le tradizioni. Quindi gli oli monovarietali consentono di esaltare quelle che sono le peculiarità sia a livello analitico ma poi soprattutto a livello sensoriale, cioè quanto arriva al consumatore finale. Nelle Marche abbiamo una ricchezza di varietà autoctone, ne abbiamo circa 20, Raggiola, Raggia, Coroncino, Pianto di Mogliano, Sargano di Fermo, eccetera eccetera, e ognuna di queste riesce ad apportare delle sensazioni diverse in abbinamento ai piatti. E una precisazione e informazione, che sulla guida sono riportati per motivi
proprio di tempistica Joli della produzione precedente, perché non saremmo riusciti a riportare quelli di quest'anno. Sono comunque aziende che hanno superato un certo livello qualitativo e tutti gli Joli sono stati selezionati dal panel regionale dell'Assam Marche, che ringrazio vivamente, perché il lavoro degli assaggiatori dell'olio nella definizione dei profili sensoriali è stato un lavoro importante, e tutto questo è stato fatto nell'ambito della 11ª rassegna nazionale degli Oli Manovaritali, manifestazione organizzata da Assam e Regione Marche proprio con l'obiettivo di valorizzare queste peculiarità relative all'olivicoltura marchigiana. Eccoci, l'ultima voce sul palco per ora, Gabriele Costantini, l'editore. Grazie, allora io per ultimo, e quindi grandi cose non è che ne dovrei aggiungere, una cosa però importante secondo me. Quando si fa impresa, forse l'impresa dell'impresa oggi è proprio portare avanti le attività e sviluppare i prodotti. In editoria il prodotto lo avete in mano. Prima di questo c'è un grande lavoro, c'è un lavoro difficile, di coordinamento, importante, che ha visto in questa pubblicazione l'unirsi di due grandissimi prodotti, quindi il vino e l'olio, e quindi anche due fonti differenti. Io, è già stato citato, però lo voglio risalutare e ringraziare ancora una volta sia Barbara Alfè, che sta qui al mio fianco, per la sua grandissima competenza e per la grande pazienza e competenza che ha dimostrato anche il nostro Claudio, il vicepresidente, che ci è stato dietro e è riuscito in corsa proprio a realizzare questo volume che oggi è qui distribuito. Ma questo prodotto non sarebbe stato fatto, non sarebbe stato mai e poi mai realizzato se non c'erano tutte queste persone che io ho voluto sintetizzare con questa slide qui dietro, che è vero, Gianluca, Carabs, l'Assam, Regione Marche, ma anche gli istituti di tutela dei vini, gli MT. E ritengo molto importante anche un'ultima cosa, che tante anche imprese e tanti anche altri imprenditori hanno voluto credere in questa progettualità, e quindi a loro io voglio dire il mio grazie. Beh, ovviamente anche la Camera di Commercio, che vedo qui giustamente il Presidente Drudi. Dicevo anche tanti privati, proprio legandoci quindi alla Camera di Commercio, che hanno voluto credere in questa nostra iniziativa. Il libro è peraltro distribuito anche grazie a Coop, con le librerie all'interno dei centri commerciali delle Marche, e quindi per noi è anche, diciamo, un onore aver potuto legare il nostro marchio, l'Agapiano, ad un marchio così importante come quello di Coop. Un'ultima cosa, i nostri fornitori. La Stibu, che ha riuscito a portarci le copie in tempissimo, con tanto di, diciamo, dovizie di particolari, delle copie perfette, tipograficamente parlando. E un'ultima cosa, l'app. Difficilmente gli editori collaborano fra di loro, è molto molto raro. In questa occasione siamo riusciti a unire anche due case editrici differenti, quindi la Teta, che è una casa editrice, è riuscita a supportarci per la parte, diciamo, informatica, quella relativa al web, quindi all'app, e quindi siamo riusciti insieme, due editori, cosa abbastanza rara vi assicuro, a sviluppare anche questo secondo strumento che possa essere poi utilizzato in futuro. Grazie. Bene, signori, possiamo dare fuoco alle polveri. Sappiamo bene, abbiamo visto che alla fine di questa manifestazione, che celebra naturalmente alcuni dei produttori 70, a dire il vero, coloro che si sono aggiudicati un riconoscimento in questa guida, e questo a maggiore testimonianza di quanto dicevo prima, su 180 produttori questi hanno ricevuto un riconoscimento ai livelli più alti, ma anche quest'anno, come gli anni scorsi, il livello qualitativo è davvero mediamente sempre in ascesa. Al termine di questa premiazione, quindi, ci muoveremo tutti quanti per fare ciò che noi sommelier sappiamo fare meglio, cioè mangiare e bere, insieme a circa altre 200 persone, e quindi cominciamo a premiare coloro che hanno ricevuto un riconoscimento. Per questo motivo io mi sono tenuta un posticino speciale per non soltanto l'assessore regionale Mauro Malaspina, per cui vi chiedo un applauso e a cui chiedo di venire qui sul palco accanto a me, ma ospite della serata l'onorevole
l'onorevole Pecoraro Scanio, qui chiedo naturalmente anche di raggiungerci sul palco per la premiazione di quattro aziende, due sono presenti, che hanno ricevuto il massimo riconoscimento sulla nostra guida, e cioè entrambe le menzioni, non soltanto l'eccellenza ma anche il rapporto qualità-prezzo. Al mio fianco Baldi, collaboratori fidati, io mi metto un pochino più da parte in maniera tale da poter chiamare l'azienda Marotti Campi, che con il Castelli di Liesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2011 vince il premio, ottiene il riconoscimento sia per l'eccellenza che per il rapporto qualità-prezzo. Prego. Ancora l'azienda Piersanti, naturalmente ci sarà la foto di rito. L'azienda Piersanti con il verdicchio dei Castelli di Liesi Classico Superiore Terre di San Paolo 2012 vince entrambi i riconoscimenti. Tenuta Spinelli, ci spostiamo ad Ascoli Piceno, Uffida Pecorino Artemisia 2013, anche qui doppio riconoscimento, eccellenza e miglior rapporto qualità-prezzo. Ottimo, abbiamo rotto il ghiaccio, le aziende possono lasciare il palco passando da dietro, l'assessore e l'onorevole naturalmente no, li rapisco e li tengo qui accanto a me adesso che abbiamo rotto il ghiaccio con i primi premiati. Intanto buonasera a tutti, saluto il padrone di casa, il sindaco di Urbino, saluto l'amministratore unico dell'Assam, il presidente della Camera di Commercio, il presidente dell'AIS regionale, tutti l'onorevole Pecoraro Scanio e tutti gli illustri ospiti. Innanzitutto vorrei fare i complimenti per la scelta di Urbino, ecco, una bellissima città, la culla del nostro rinascimento, e questa bellissima location che è uno dei gioielli, dei tanti gioielli della nostra regione, per presentare una guida così importante. Qualche giorno fa abbiamo fatto una conferenza stampa in regione proprio per presentare questa guida, e in quell'occasione ho detto che questa è una vera e propria antologia che, oltre a descrivere la qualità dei nostri vini e quest'anno per la prima volta dei nostri oli, presenta anche in modo eccellente le bellezze del nostro territorio e dei nostri paesaggi. Promuove. La Regione Marche sta puntando molto sull'agricoltura, soprattutto in questo periodo di grande crisi, ed abbiamo anche delle grandi soddisfazioni, perché gli unici segni più li abbiamo nell'export dell'agroalimentare, dove i vini la fanno da padroni. La fanno da padroni perché sono presenti in tutto il mondo grazie al grande lavoro che fa il Consorzio dei Vini Piceni e l'IMT, perché finalmente, io dico sempre che i marchigiani sanno fare le cose bene, sono grandi lavoratori, ma fino a poco tempo fa non avevano capito che dovevano raccontarle di più e promuoverle. Ora l'hanno capito, stanno investendo anche sulla promozione, e quindi l'esportazione dei nostri prodotti agroalimentari, dei nostri vini, sta crescendo in modo esponenziale. Puntiamo molto anche sul ricambio generazionale, e questa sera che premiamo tutte queste 70 aziende, per noi è un motivo di grande orgoglio. Stiamo puntando molto anche sul ricambio generazionale e sui giovani. Il nuovo piano di sviluppo rurale è incentrato soprattutto nel favorire l'ingresso
dei giovani, ecco, in agricoltura. Ringrazio quindi, per faccio breve, ringrazio l'ASSAM e l'AIS per questo splendido lavoro, per questa splendida guida che questa sera abbiamo presentato, e ringrazio tutti gli imprenditori agricoli che con il loro ottimo lavoro, con la loro bravura, con i loro prodotti di qualità ci aiuteranno a superare questa crisi, ma anche a crescere ancora di più. Grazie, grazie mille. Onorevole, adesso ci deve dire come ci vede. Bene, perché c'è una bella illuminazione, quindi funziona questo. No, guarda, io ringrazio molto, diciamo, della pressione affettuosa che Gianluca Carrabs mi esercita da anni, in cui quindi io vengo portato spesso ad Urbino. Ci sono gli eufemismi che usano i politici sono sempre una cosa meravigliosa. Però devo dire che è sempre un piacere perché ho potuto assistere, devo dire, lo dicevo in una televisione prima, mi chiedeva, io sono diventato presidente della Commissione Agricoltura della Camera nel 96, perché insomma sono abbastanza anziano e l'ho fatto già abbastanza da giovane, e sono stato a Urbino le prime volte da presidente di commissione nelle Marche a vedere il biologico che nasceva come elemento di qualità di questa regione, che è diventata una delle leader del biologico. Sono stato da ministro e ho cercato di sostenere una serie di attività da ministro dell'agricoltura, e già allora dovetti premiare alcune eccellenze, ovviamente in varie parti d'Italia, perché l'Italia è ricca di cose belle, però le Marche c'è stato sempre, ho potuto seguire negli anni una crescita di qualità, di attenzione e anche la capacità di iniziare, diceva bene l'assessore, anche la commercializzazione, che non è un limite marchigiano, è un limite italiano. Rispetto ai nostri amici francesi, noi produciamo cose di grandissima qualità ma siamo meno capaci di venderle. I francesi riescono a fare cose comunque anche buone, ma hanno una capacità di vendere incredibile. Noi nel vino, grazie al, come al solito, noi poi affrontiamo le cose dopo le emergenze. Noi siamo diventati leader del vino perché abbiamo avuto lo scandalo del vino al metanolo. Ci fu il disastro, si capì che bisognava fare i vini DOC. Noi oggi produciamo molti meno milioni di ettolitri di vino, ma guadagniamo infinitamente di più, perché abbiamo capito che dovevamo fare meno cose ma fatte meglio. Oggi noi siamo leader a livello mondiale nel vino, e questa è una cosa secondo me di grande prestigio. Ho continuato a venire nelle Marche più volte, e anche adesso che io insegno all'università a Milano e a Roma, insegno turismo sostenibile ma anche turismo enogastronomico, devo dire che l'attività delle Marche in termini di promozione del turismo è mediamente meglio, si può fare sempre di meglio e di più, della qualità italiana, essendo noi il paese in assoluto, in tutte le statistiche mondiali, siamo il paese, se chiede ai cittadini del mondo qual è il paese dove vorrebbero andare di più, è l'Italia. Poi il rapporto qualità-prezzo, difficoltà ad arrivare, casini che facciamo, poi alla fine tra la realtà del turismo è diversa dalla percezione, quindi non abbiamo bisogno di far percepire di più, abbiamo bisogno di strutturare meglio la nostra offerta, essere più bravi nell'organizzazione. Allora, questo è un esempio importante di un lavoro che l'ASSAM ha fatto bene. La regione, sono stato l'anno scorso, ho fatto un evento a Bruxelles proprio con l'assessore, perché la regione Marche era leader delle regioni anti-OGM, ed è una cosa, un bando che io misi nel 2000 quando ero ministro dell'agricoltura, ancora regge, e finalmente l'Unione Europea proprio in questi giorni deciderà che ogni paese può decidere di vietare gli OGM, così li vietiamo definitivamente e ci togliamo il pensiero e non abbiamo ancora questa pressione inaccettabile. Quindi questa storia, io perciò vi vedo bene, perché è una crescita. Ero stato qua prima delle elezioni e vedo un candidato che avevo sostenuto, che è stato anche eletto sindaco e fa il produttore biologico, faceva già prima il produttore biologico, continua a farlo, e quindi un sindaco biologico, ma non so se farà altre anche cose biologiche come sindaco, spero di sì. Quindi queste cose funzionano, vanno, avete messo il vino e l'olio, fondamentale, perché noi sull'olio dobbiamo fare ancora molto di più, perché siamo un paese che è grande produttore, ma sapete anche quanti disastri ci sono nell'olio in Italia, non solo per la mosca che ha colpito l'olio, ma anche perché le grandi marche italiane furono comprate dagli spagnoli, e quindi troppo olio italiano nel mondo in realtà non c'è dentro olio italiano, quindi dobbiamo qualificare ancora meglio la nostra offerta. E il vino e l'olio, vedendo qua, niente poco di meno che il vescovo emerito, devo dire, fanno parte anche della nostra tradizione cristiana. Nell'ultima cena il vino c'era, l'olio lo si usa in tutte le attività ecclesiastiche, quindi credo che da questo punto di vista sono due temi che fanno parte della nostra tradizione. Quindi io mi complimento con tutti
i produttori, perché hanno fatto una cosa di eccellenza, e spero che tutta questa energia che mettete non solo sia positiva, ma sia è il modo di uscire dalla crisi, dalle difficoltà e anche dal lamento, perché noi siamo il paese leader del lamento al mondo. Ora, lamentarsi è giusto, facciamo un 50% di lamento, va bene, ma un altro 50% valorizziamo anche le eccellenze, le best practices, perché siamo ricchi di cose buone e le facciamo benissimo. Grazie. Mi avvalgo ancora per un attimo della vostra presenza, perché per fortuna è arrivata anche l'azienda San Filippo, lo filo rosso Lupo del Ciafone Vendemmia 2011 ha vinto il premio per miglior rapporto qualità-prezzo e l'eccellenza. Foto di rito. Facciamo le riprese e poi un fermo immagine. No, il fotografo c'è. C'è. Ce n'è sempre più di uno. Grazie, grazie mille. Cambio della guardia quindi per le premiazioni. Grazie mille. Tanto poi noi abbiamo in seguito altre premiazioni e poi la cena. Cambio di programma. Cominciamo la premiazione, io quest'anno vi faccio un pochino ballare, premiamo Ancona prima, quindi non parto da nord a sud, e naturalmente a premiare i vincitori del riconoscimento dell'eccellenza per la provincia di Ancona, il presidente del consiglio comunale di Ancona, Marcello Milani. Un salutino? Sì, molto, molto veloce, grazie a tutti quanti di avermi invitato, congratulazioni all'associazione, alla Regione Marche, all'ASAM. Quando eravamo ai primi di novembre Gianluca mi contattò per dire: ma il Comune di Ancona cosa fa in questa iniziativa? Beh, il Comune di Ancona farà di tutto per rispondere presente, è chiaro che i tempi sono molto stretti, ma se c'è la volontà e soprattutto se c'è il buon credere in una fonte che è inesauribile. L'assessore Malaspina ha una responsabilità, è un compito molto importante, perché l'assessore all'agricoltura è il nostro giacimento, l'agricoltura nel quale crediamo tantissimo, quindi avrà tutto il nostro sostegno questa politica. E poi chiudo molto brevemente con una domanda: come si fa a non investire nel vino, il nostro patrimonio che insomma ci portiamo dietro da tanti millenni, per cui il vino è proprio la nostra fonte di ricchezza, il nostro giacimento, la nostra cultura. Ho apprezzato moltissimo le parole a proposito della filosofia della cultura e del sindaco a proposito della filosofia dell'investimento, anche non ad immediato ritorno, per cui andiamo avanti per questa strada e per questa convinzione. Grazie a tutti. Grazie, partiamo quindi con le eccellenze della provincia di Ancona. L'azienda Casal Farneto, il Cimaio, Vendemmia 2011, eccellenza nell'edizione 2015 della Guida alle Marche nel bicchiere. Ancora l'azienda Colonnara, Verdicchio dei Castelli di Jesi, spumante brutta, Ubaldo Rosi, Vendemmia 2008. Vi faccio alzare, se siete già stanchi di battere le mani, siamo solo all'inizio, eh? Fattoria Coroncino, Verdicchio dei Castelli di Jesi, classico superiore il Coroncino, Vendemmia 2012. Ancora, Fattoria Le Terrazze, è un Conero questo, il Sassi Neri, la Riserva 2009. Si stringono le mani. Un po' di intrecci, ma ci siamo. Foto. L'azienda si chiama Garofoli, il vino è il Verdicchio dei Castelli di Jesi, Gioacchino Garofoli, Riserva 2008. E ancora, sempre l'azienda Garofoli, il Verdicchio dei Castelli di Jesi, classico superiore podium nella Vendemmia 2012. Garofoli ancora. Verdicchio dei Castelli di Jesi, spumante brutta riserva 2008. Dottore, complimenti.
Calcinara, Conero Folle Riserva 2008 e l'azienda Lanari con il Conero Fibbio Riserva 2010. Superiore 2012 dell'azienda Marconi. Ancora un Conero, l'azienda è Mecella, il vino è Rubelliano Riserva 2010. Torniamo al bianco, è un Castelli di Iesi Verdicchio Classico Vigna Novali, la riserva 2011, l'azienda è Moncaro. Doppio premio anche per l'azienda Moncaro, che si aggiudica l'eccellenza anche con il Conero Riserva 2011 Nerone. Dei Castelli di Iesi Classico Superiori, Palio di San Floriano 2013, l'azienda è Monteschiavo. La prossima azienda si chiama Umani Ronchi, il vino è un Conero, è il Campo San Giorgio Riserva 2009. Non solo, Umani Ronchi vince la seconda eccellenza con il Verdicchio dei Castelli di Iesi Vecchie Vigne Vendemmia 2012. Chiude la provincia di Ancona l'azienda Vicari con la Lacrima di Morro d'Alba Superiore del Pozzo Buono, la Vendemmia 2012. Grazie mille. Chiusa la premiazione della provincia di Ancona, a cui farei un enorme applauso. A tutti i produttori naturalmente, vorrei chiamare qui sul palco accanto a me, prima di procedere con il resto della premiazione, il presidente del Consorzio di Tutela Vini Piceni, Angela Velenosi, e il presidente dell'IMT, il dottor Alberto Mazzoni. Eccoli. Dottore, do la parola a lei perché mi tengo il dulcis in fundo di Angela per dopo. Grazie, buonasera. Non sono presidente, così non chiariamolo, il presidente del Consorzio Istituto Marchigiano Hotel Aviglia, dottor Gianfranco Garofoli. Io sono il direttore per chiarezza e per rispetto delle persone. Ho chiesto scusa, la mia testa diceva direttore, la bocca ha detto presidente. Non fa nulla. Bene, è un piacere essere qui, grazie per l'invito. Noi siamo onorati e felici di poter partecipare a questa importante guida che rappresenta qualcosa di importante, di utile, di necessario, perché le marche stanno investendo nel proprio brand e il discorso di poter far conoscere una realtà come la nostra, che negli ultimi anni si è sviluppata e cresciuta dietro
a delle grandi aziende, ha fatto crescere tantissime piccole realtà e queste guide ne sono una testimonianza. Questo sta a significare una cosa importantissima, che la qualità media oggi presente sulla nostra regione è cresciuta moltissimo. E la cosiddetta sola, in termini proprio calzaturieri di Sant'Elpidio, non si può prendere nel Marche, è difficilissimo, perché tutto il sistema ha lavorato affinché la qualità del vino è cresciuta. Tutti, nel senso dei piccoli, medi e grandi produttori, tutto il contorno generale, anche l'AIS ha fatto un grandissimo lavoro, grazie anche ai corsi che fate, date la concezione, date l'input, praticamente avvicinate la gente al vino, questo è importantissimo. Tutto questo praticamente perché la Regione Marche negli ultimi 10 anni ha lavorato moltissimo sul discorso viticolo, ma in modo particolare sul discorso agricolo in senso generale, perché se le Marche oggi hanno una rappresentanza e hanno una valenza a livello nazionale, lo si deve essenzialmente per la politica fatta negli ultimi 10 anni legata alla promozione del sistema Marche, che da Ascoli a Pesaro raccoglie tantissime eccellenze che oggi vogliamo portare su un panorama internazionale dove la globalizzazione l'ha standardizzato verso il basso. Noi siamo stati capaci di rimanere nelle nostre unicità e lasciare un ricordo che viene da noi, perciò siamo orgogliosi di questa cosa. I nostri associati sono ben lieti di partecipare a queste cose e io sono convinto che l'app che avete creato è un qualcosa di utile, forse di più importante della carta, perché oggi, ahimè, la carta è diventata qualcosa che non viene nemmeno più utilizzato. Il fatto di poter scaricare su uno smartphone o su un'app questa guida e essere poi geolocalizzata è fondamentale per raggiungere da Pesaro ad Ascoli tutti. Grazie e buona continuazione. Grazie. Senza domande. Beh, questa guida sia Valeria sia Claudio sanno che io la sponsorizzo volentieri come consorzio, ma anche come azienda Velenosi in particolare, perché noi abbiamo bisogno di una guida che parli di tutti quanti noi. Noi sappiamo che spesso nelle guide nazionali le Marche hanno un peso, quindi possono premiare massimo 10 aziende, quanto 12-13, perché siamo una regione non altamente produttiva. Per cui abbiamo bisogno di una guida come quella dell'AIS, proprio che racconti veramente la realtà marchigiana, la realtà picena, che è una realtà spesso che viene un po' trascurata, e invece in questa guida sono contenta, orgogliosa di vedere che finalmente primeggia e primeggia molto bene, per cui vi ringrazio. Angela, un cenno che hai fatto giustissimo e colgo la palla al balzo perché non l'abbiamo ricordato. Naturalmente la guida è interamente tradotta in inglese in tutte le sue parti e in tutti i suoi contenuti. Il fatto che sia a questo punto immessa nel web e quindi nel mondo consente la consultazione di questo prodotto da qualunque parte del mondo, in qualunque momento, nella lingua, naturalmente tradotta in inglese, nella lingua che è più parlata, forse non la più parlata da un punto di vista numerico, perché però insomma quella che è la lingua del business. Angela Velenosi ha portato i vini del Piceno in giro per il mondo prima ancora, no? Di diventare presidente del consorzio, e quindi è un pochino che è sponsor del Piceno nel mondo. Lo vogliamo dire che tutto quello che si è fatto nel Piceno, reimpianti di vitigni autoctoni, storici, e che stanno autenticamente adesso prendendo piede perché stanno diventando attori protagonisti nel mondo, non perché ci sia soltanto dietro una bella sceneggiatura, ma perché sono davvero dei vini che valeva la pena, dei vitigni che valeva la pena rimpiantare, che non è stato accanimento terapeutico nei confronti delle nostre colline per voler per forza portare avanti qualcosa che non aveva invece una gran ragione di esistere, no? Certo, infatti il verdicchio sta ottenendo un grande successo e ci sta esplodendo in mano, forse neanche noi ci siamo resi conto. E oggi andare a Sydney e trovare in un ristorante una carta dei vini, il pecorino, è cosa abbastanza usuale.
per cui il lavoro che si sta facendo è un lavoro molto meticoloso, perché noi produciamo pecorino nella DOCG, per cui ci siamo dati delle regole molto restrittive e questo ci sta ripagando, per cui è anche la passerina, è un vino più facile, più semplice, però sicuramente che piace ai giovani, facile da bere. Ma per non parlare del nostro caro Rosso Piceno nella declinazione superiore, che sicuramente la DOC è più importante rossa delle Marche. Grazie, grazie mille. Proseguiamo quindi con la premiazione e mi sposto adesso, quindi dopo aver sentito entrambi i presidenti del consorzio, del direttore dell'IMD, andiamo avanti con due province insieme, quella di Pesaro Urbino e quella di Macerata, e vorrei chiamare per la premiazione direttamente dal CDA di Coppa Adriatica Teodoro Bolognini, il presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino Alberto Trudi, e naturalmente non può mancare in questo momento sul palco, ti faccio fare ancora le scale, scusami, Gianluca Carlos. E allora, l'azienda si chiama Guerrieri, è di Pesaro Urbino, il vino si chiama Quali Pesaresi Sangiovese Galileo, la riserva, la vendemmia, la 2011. Seconda azienda della provincia di Pesaro Urbino, si chiama il Conventino di Monteciccardo, il vino è un Colli Pesaresi Sangiovese vendemmia 2010, si chiama Cardomagno. Monteciccardo. Per la foto di rito e siamo pronti a cambiare provincia. Scendiamo a Macerata. L'azienda si chiama Borgo Paglianetto, il vino è un verdicchio di Matelica, si chiama Vertis, la vendemmia è la 2012. Ancora dalla provincia di Macerata, Conti degli Azzoni è l'azienda, il vino è un vino da uve stramature, 2011, si chiama Sultano. Fattoria La Monacesca, il vino è il verdicchio di Matelica, riserva Mirum, la vendemmia 2012. Ancora l'azienda è Fonte Zoppa, il vino è un Colle Maceratese Ribona, vendemmia 2010. Maria Pia Castelli, Erasmo Castelli e il vino, la vendemmia 2008. E ho sforato. Sì, è fermo. Le ultime due aziende che ho chiamato, presa dalla foga della premiazione, sono scivolata nel fermano, ma mi fermo qui perché così cambiamo anche. Grazie. Signori, no, non potete andare. Microfono per favore. Naturalmente una parola di saluto da tutti questa sera noi vogliamo, perché poi andiamo a mangiare, a bere, di parlare non se ne fa più, quindi sfoghiamoci adesso. Sì, io devo fare tanti complimenti e ringraziare per
l'invito per questa bellissima manifestazione. Qualche anno fa il nostro vino, il vino delle Marche, era quasi sconosciuto ai più. Oggi il vino marchigiano è un grande competitore. Il vino marchigiano compete con i vini francesi, compete con i vini toscani, compete con i vini piemontesi. È un grande vino. E questo lo si deve soprattutto al lavoro, primo, dei nostri imprenditori che hanno fatto, ma anche delle istituzioni, la Regione Marche, i consorzi, le Camere di Commercio, che hanno saputo promuovere questo prodotto. E oggi, se voi andate in qualsiasi ristorante, anche della nostra provincia, perché anche questo, anche nella nostra provincia, forse magari quando si andava nei ristoranti, la carta dei vini, non trovavi il vino veneto, il vino piemontese o il vino toscano, non trovavi il vino delle Marche. Oggi non c'è ristorante che nella propria carta dei vini non abbia il vino, come altri, il vino delle Marche. E questo io credo che sia un grande risultato, un grande successo, che lo dobbiamo soprattutto ai nostri imprenditori che hanno saputo imporre il loro prodotto e soprattutto perché il nostro prodotto è un prodotto di grande qualità. Quindi grazie. Sono veramente onorato questa sera di essere qui in rappresentanza di Coop Adriatica, come componente del Consiglio di Amministrazione naturalmente di area marchigiana. Coop Adriatica è una realtà che associa 1.300.000 soci, nelle Marche 230.000 soci, 345 milioni di volume d'affari, 20 supermercati, 4 ipermercati. Approfitto anche per ricordare, lo ha già fatto il rappresentante del Gabbiano, che da gennaio questa guida sarà in vendita nei 4 ipermercati delle Marche, quindi Pesaro, il Maestrale di Senigallia, Ascoli Piceno e San Benedetto. Dicevo, sono onorato di poter portare il pensiero di Coop, che è stata ha accettato ben volentieri di essere partner di questo progetto e di questa guida. E all'interno della guida ho visto che è indicato il motivo per cui Coop ha accettato ben volentieri di essere presente, perché viene ricordato uno dei progetti di cui Coop va fiera, quella dei territori.coop, cioè all'interno dei supermercati, degli ipermercati, ci sono evidenziate una serie di referenze, appunto nella quale si evidenzia l'origine, e sono 90 prodotti di eccellenza marchigiani che oggi sono all'interno dei supermercati, degli ipermercati della Coop. Naturalmente la territorialità, il legame con il territorio, sia dal punto di vista dei prodotti che dal punto di vista anche del legame con la società, con le istituzioni, è una prerogativa di Coop. Coop vuole insediarsi, quando si insedia, come tra l'altro voglio ricordare proprio in questi giorni abbiamo fatto qui ad Urbino, dove Coop è presente soltanto da alcuni mesi, cioè i progetti di sviluppo di Coop vogliono marciare in maniera coordinata e in sintonia con le istituzioni, quindi il comune, ci siamo già incontrati con l'amico sindaco, con il rettore, in modo tale che, ecco, non siamo soltanto dei venditori di scatolette, ma siamo dei soggetti che vogliono far crescere il territorio, e crescendo nel territorio crescere anche Coop. La seconda considerazione è quella di un plauso e di un apprezzamento a tutti i produttori. Io so, perché vengo dall'esperienza di aver seguito per tanti anni il settore agroalimentare all'interno di Lega Coop, quanti sacrifici, quanta grinta, quanta voglia di fare, quanto difficile sia appunto il vostro lavoro. E quindi oggi che siete qui, ecco, componenti a comporre, voglio dire, una guida, per me rappresenta è un segno, diciamo, di attenzione appunto e di riconoscimento del grande lavoro che fate. Voi siete quindi la testimonianza, lo hanno già detto i miei colleghi prima di me, che
Su questo, come su altri comparti, si può crescere, si può migliorare, si può valorizzare tutto questo, si può valorizzare il prodotto, in questo caso vino e olio, ma che aggiunto al resto delle eccellenze agroalimentari può rappresentare un tassello per concorrere anche ad uscire da questa brutta crisi che stiamo attraversando, perché c'è la possibilità di farlo. Con la voglia di fare, con la capacità di fare, come voi avete dimostrato. Quindi grazie a tutti i produttori e grazie per avermi onorato della presenza questa sera. Grazie, grazie mille. Allora, non ti faccio parlare più, poi ci saluti di nuovo a cena adesso. Dunque, chiamo invece, grazie, io, se volete passare anche... Un secondo, c'è una richiesta. Ah, bello. Oltre ai 4 Libri Zillis, la Coppa di Fabriano, che vende la nostra guida. Vabbè, perché, come io dico, sono lì, quindi vorrei che anche lì fosse presente. Ottimo, proseguiamo con le premiazioni. Faccio fare ancora di nuovo le scale all'assessore regionale Maura Maraspina, perché adesso proseguiamo con le due province. La prima su cui ero scivolata, la provincia di Fermo, la portiamo avanti e la concludiamo, e poi la provincia di Ascoli Piceno. Quindi vado avanti con la Corte dei Perfensi. Il vino è il rosso Piceno Superiore San Josef, la vendemmia è la 2009. Ancora l'azienda Lumavite Sangiovese Frasteto, vendemmia 2008. Stiamo andando avanti, signori, con le eccellenze. Terra Faggeto, il rosso Piceno Superiore Rusus, la vendemmia 2011. Con questa azienda abbiamo chiuso la provincia di Fermo. Vedo il delegato avvicinarsi al palco. Voleva fare le foto, delegato? No, è Terra Faggeto. Ah, ritira per l'azienda Terra Faggeto il premio il delegato della provincia di Fermo. Senza foto, Stefano Isidori, grazie. Siamo ad Ascoli, signori, le manine non vi possono fare male adesso, perché poi abbiamo la seconda parte di premiazioni ancora importante con il rapporto qualità-prezzo. Cominciamo quindi con la cantina di Offida. Il vino è il rosso Piceno Superiore in Podestà, la vendemmia 2010. Fiorano è l'azienda, rosso Piceno Superiore Terre di Giobbe, vendemmia 2011. Rosso Piceno Superiore, la vendemmia è 2008, il vino si chiama Morellone. Foto. Ecco, bene, adesso ci giochiamo a figurine anche con i diplomi, perfetto, quella è la cantina di Offida, va bene, ma glielo portiamo poi in sala se non lo troviamo, perfetto, ecco, magnifico, gli facciamo un applauso. Allora, signori, no, grazie. Non è facile da qui, perché noi abbiamo saputo all'ultimo momento quali erano i produttori in sala, quali no, quindi i ragazzi qui stanno facendo uno sforzo incredibile peraltro per stare dietro ai miei tempi. Doppio premio, due sono i vini dell'azienda Oasi degli Angeli che vincono l'eccellenza nell'edizione 2015 della guida delle Marche nel bicchiere. I vini si chiamano Cupra 1, vendemmia 2011, l'altro è Curni, vendemmia 2012. Uno sfida pecorino, ci siamo, è arrivato San Michele Arripa e l'azienda, il vino si chiama Falchetti, vendemmia 2013. Tenuta Cocci Grifoni, pecorino Colle Vecchio,
vince l'eccellenza nella vendemmia 2012. E torno a chiamare Angela Venenosi per ritirare il premio, i premi per i due vini, lo Fide Rosso Ludi 2011 e il Rosso Pisano Superiore Roggio del Filare 2011. Non si alza Angela, ma si alzano coloro che il vino lo fanno, Filippo Galli, e poi mi dovete aiutare perché Federico Di Battista, grazie. Vigneti Vallorani, il vino si chiama Sor Livio, la vendemmia è la 2010 e vince l'eccellenza. Grazie. E adesso siamo ad un momento importante, perché i vini che stiamo per, siamo agli sboccioli, non abbiamo quasi fatto, e quindi siamo pronti per andare poi a bere tutte e 70 le etichette che hanno ricevuto un riconoscimento in questa guida. Però il momento che sta per arrivare è importante, perché premiamo adesso i vini, tutti i vini, è una miscellanea di tutte quante le province della regione, tutti i vini che hanno vinto, che hanno preso il riconoscimento per il rapporto qualità-prezzo. È un premio questo che non va assolutamente sottovalutato, perché quei vini che sono quelli che poi nella maggior parte dei casi hanno un riconoscimento come questo, sono quelli con cui l'azienda si presenta al pubblico. Generalmente le aziende vengono conosciute con queste etichette, che consentono poi, laddove questi vini naturalmente siano di gradimento e nelle corde del consumatore, consentono poi al consumatore di passare ai livelli superiori dei vini di un'azienda e acquistare anche le etichette top. I vini che stiamo premiando noi adesso in questo momento, che peraltro non è che hanno ricevuto un rapporto qualità-prezzo perché costano poco e sono così così, sono grandissimi vini che però hanno comunque un prezzo concorrenziale rispetto a quelli che sono vini che nascono con progetti enologici naturalmente più importanti e di conseguenza più costosi. Questi sono i vini che pagano gli stipendi nelle aziende. Non è una cosa su cui giocare, sono vini molto importanti e sono vini che, ripeto, hanno ottenuto questo riconoscimento in base ad un algoritmo che è stato studiato anni fa e che noi continuiamo ad adottare, che prende in considerazione il prezzo sì, ma in funzione della qualità. Non so se si è capito quello che ho detto, perché io in questo momento sono un pochino emozionata, perché vorrei chiamare a premiare qui sul palco colei che è responsabile del fatto che io sia qui oggi, perché era lei dall'altra parte della cattedra quando ho sostenuto l'esame da sommelier, quindi se lo sono diventata è colpa sua, e non solo ha beccato due volte, perché poi mi ha anche consigliato di frequentare il master, quindi poi sono andata anche avanti, quindi colpevole due volte della mia esistenza su questo palco e del mio essere master sommelier, signori, la dottoressa Emanuela Corneli. Manuela, ben trovata. Buonasera a tutti. Sono emozionata anch'io. Tanti sommelier marchigiani sono sommelier grazie a me, ma io sono sommelier grazie a un marchigiano, perché Gualberto Compagnucci mi ha promosso.
quindi l'emozione è reciproca. Sono anche in veste nazionale oggi, quindi ovviamente c'è questa doppia valenza. Entrare nel Consiglio nazionale anche come unica donna, il che ovviamente è quasi una vittoria completa, anche grazie al voto straordinario che è arrivato proprio dalle Marche. Quindi eravamo sfacciatamente tutti quanti, è vero. Grazie mille, e premio molto volentieri tutti coloro che hanno avuto questo ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie. E allora proseguiamo con la premiazione, siamo alle battute finali. L'azienda è di Pesaro Urbino, si chiama Massaioli, il vino è un Pergola Rosso, è il Vernacolo Vendemmia 2013. Dalla provincia di Ancona, Sauro Carletti, il vino si chiama Alba Clara e la vendemmia è la 2013. Ancora dalla provincia di Ancona, l'azienda si chiama Castellani, il vino è Rosso Conero, Vigna Clari, vendemmia 2012. Le foto di rito e l'applauso, grazie. Siamo alla fine. L'azienda si chiama Finocchi, il verdicchio è un verdicchio dei Castelli di Jesi, classico 2013, dalla provincia di Ancona. Il vino è il Ragosto, la vendemmia 2011. Pier Santi, verdicchio dei Castelli di Jesi, classico superiore, il vino si chiama Vachero, la vendemmia è la 2013. Ancora, l'azienda si chiama Val Musone, il vino è uno Chardonnay, si chiama pure Senza, la vendemmia 2013. Ancora, l'azienda Vigna di Leo, verdicchio dei Castelli di Jesi, classico 2013, sempre della provincia di Ancona. Corso della cena. Ci vediamo più tardi, grazie.